Mezzi aerei e navali di 5 paesi partecipano alla vasta operazione per la ricerca dei resti dell'aereo Egyptair scomparso mentre volava tra Parigi e il Cairo con 66 persone a bordo. Il ritrovamento di un relitto, prima annunciato dalla Grecia, poi confermato dall'Egyptair, è stato infine smentito sia da Atene che dalla compagnia. L'aereo, costruito 12 anni fa e controllato a gennaio in Belgio, si era fermato sulla pista dello scalo parigino di Roissy per 1 ora e mezzo, dopo la prima tratta dal Cairo. Privilegiata l'ipotesi di una bomba a bordo, il capitano di un mercantile avrebbe visto il velivolo precipitare in fiamme e, secondo il ministro della difesa greco, l'aereo ha effettuato una virata di 90 gradi a sinistra, poi di 360 gradi a destra, precipitando da 37.000 a 15.000 piedi per poi sparire dai radar senza aver lanciato un SOS. Le sue tracce si sono perse non lontano dall'isola di Karpathos. Nell'ultimo contatto con i controllori greci, il pilota, che aveva un'esperienza di oltre 6.200 ore di volo, era apparso di buon umore. All'inchiesta, subito aperta in Egitto, partecipano investigatori francesi.